Monte Sacro. No, ma me lo vado, ce l'ho. Che te ne vai? Possiamo prendere posto per cortesia così. Ma perché così viene la faccia? Grazie. Allora, grazie per aver accolto l'invito del Centro Studi Minoraldi che in collaborazione con il CEDE che ci ospita e che ringraziamo. Hanno organizzato la presentazione del libro di Nazareno Monitone, L'Aquila e la Fiamma, storia dell'anima nazionale popolare del movimento socialista. Ne parleremo questa sera con Alessandra e Isabella Rauti, con Adalberto Baldoni, giornalista, storico, saggista, tra i più prolifici autori e puntuali autori sulla destra. Ne parleremo naturalmente con l'autore Nazareno Monticone, con Luciano Lucarini, editore dei libri del Borghese, cioè la casa che ha editato il libro di cui parleremo questa sera, e poi ci saranno le conclusioni del segretario generale dell'UGL Paolo. Il libro di Monticone, a mio avviso, ha due pregi sostanzialmente. È un libro guida, nel senso che è un libro che ci accompagna e ci racconta la vicenda, la storia, l'attività di una quella che l'autore chiama l'anima nazionale popolare del movimento sociale italiano, cioè di quella componente che poi negli anni è stata definita rautiana dal nome di colui il quale l'ha organizzata, l'ha portata avanti, l'ha portata anche alla conquista del movimento sociale italiano nella dialettica interna nel congresso di Rimini. Ed è già questo un fatto di per sé meritorio, perché noi parliamo di una componente minoritaria che ha avuto con il partito, il Movimento Sociale Italiano, fasi molto tormentate, culminate addirittura in una scissione, poi rientrata, come racconta, come il libro evidenzia e racconta bene. Parliamo della storia di questa componente minoritaria, che era minoritaria all'interno di un partito che ha conosciuto la più cupa, la più iniqua discriminazione politica che mai un partito abbia potuto patire all'interno di un sistema democratico. Cioè la storia del movimento sociale italiano non ha eguali. Qualunque democrazia parlamentare o comunque qualunque democrazia anche non parlamentare noi vorremmo prendere in considerazione, non esiste un partito o un movimento che possa dire di aver subito quello che ha subito il movimento sociale italiano nel corso della cosiddetta prima repubblica. Un partito che era saldamente nel terreno della democrazia, cioè parliamo di un partito che aveva accettato e fatte proprie, perché faceva i congressi, quindi viveva al proprio interno
una dialettica democratica, ma nonostante questo il nostro partito, il Movimento Sociale Italiano, è stato oggetto di una discriminazione senza pari. Discriminazione senza pari che anche questo il libro di Morricone evidenzia molto bene, piange e subito deve purtroppo costretto a elencare un martirologio di oltre di circa 30 caduti, militanti caduti, giovani in gran parte, caduti sotto e lì militavano a destra, militavano nel Movimento Sociale Italiano. Quindi già da questo punto di vista il libro di Morricone apre una finestra, illumina una storia che altrimenti non sarebbe mai emersa, e la nostra è una storia, vedete, la differenza tra chi viene dal Movimento Sociale Italiano e gli altri è semplice. Gli altri la storia la eredita, noi abbiamo dovuto ricostruirla estraendola dalle macerie della menzogna e della sconfitta. Parlo della sconfitta militare subita dall'Italia, non da Mussolini e dal fascismo, subita dall'Italia. E quel mondo umano che raccoglie quel vestito, che raccoglie quella bandiera del 1946 fondando il Movimento Sociale Italiano, ecco, quella comunità ha dovuto non solo tenere insieme una comunità umana prima ancora che politica, ma ha svolto un lavoro di riscoperta della verità sepolta, ed è un'operazione che è ancora in corso, dovrebbe essere ancora in corso, anzi per molti versi con la fine della destra politica, nel senso con la diaspora recente. Ecco, voi avete visto come ha ripreso a marciare, a funzionare un nuovo tipo di antifascismo, che è un antifascismo figlio del pensiero unico, è l'antifascismo che si nutre di assurdità come la legge Fiano, che si nutre di falsità ancora più macroscopiche ed evidenti. Quindi noi abbiamo dovuto ripercorrere, ricostruire una storia. Vedete, a me è capitato, che chiedo scusa se cito me stesso, mi capitò 25 anni fa, esattamente 25 anni fa, di scrivere per un secolo, ero un praticante all'epoca, una provocazione, in cui fece un articolo in cui scrissi che noi eravamo gli ebrei dell'Italia di Francesco, perché eravamo stati nel ghetto. Eravamo stati ghettizzati per via di un decennio, avevamo ucciso nel 25 la democrazia, Mussolini che era rimasto vittima, e quindi questa condanna in perpetuo per il decennio, ed eravamo discriminati, eravamo ghettizzati, e come loro dovevamo ricostruire pezzo per pezzo, mattone su mattone, la nostra storia. Ecco, quindi il libro di Morricone illumina questo particolare aspetto, la storia di una componente minoritaria all'interno di un partito oggetto di una gravissima discriminazione. Il secondo motivo per il quale consiglio la lettura del libro di Morricone è infatti un libro arioso, nel senso che pur parlando di questa componente minoritaria all'interno del partito ghettizzato, non lo fa stando chiuso nel recinto pur glorioso del Movimento Sociale Italiano, ma prende questa componente, prende il partito e lo fa affacciare alla finestra, fa affacciare sulla finestra del mondo. Cioè non è un libro, se mi passate il termine, autistico, ma è un libro che iscrive la storia della componente all'interno di quella del partito e quella del partito all'interno degli scenari italiani, quindi nazionali, europei e mondiali,
che hanno scandito la storia degli ultimi 50 anni. E questo penso che sia molto importante, perché ci dà l'idea di che cosa fosse allora la politica. Noi presentiamo questo libro nel quinto anno della scomparsa di Pino Rauti. Ecco, Pino Rauti è stato un giornalista, è stato un pensatore, è stato un leader politico, è stato un intellettuale, ma è stato soprattutto, si passa il termine, un visionario. Nel senso che è stato un uomo che ha colto con anticipo i grandi fenomeni che ora interessano il mondo, interessano l'Italia, interessano i grandi fatti della politica. Pensate che si sta litigando oggi nella politica italiana su questa frase: aiutiamoli a casa loro. Sembra che l'abbia inventata Salvini, però Renzi se ne sarebbe appropriato. In realtà aiutiamoli a casa loro, ma non come slogan, tanto per inventarsi qualcosa in campagna elettorale, ma come frutto di una elaborazione, come esito di un'analisi lucida che faceva capire come dall'Africa, dalle masse sottoalimentari dell'Africa, stesse per scoppiare una bomba che si incrociava col nostro deficit demografico e si incrociava con un'Europa che ormai aveva abdicato al proprio ruolo, che per oltre 2500 anni ha esercitato il mondo, e faceva dire a Rauti: attenzione, dobbiamo aiutarli a stare là, perché non è possibile che i nostri tecnici vadano là e gli ingegneri del Ghana vengano a lavare i piatti da noi. Vedete, Rauti lo diceva 20 anni fa e oltre, quindi ha avuto la lucidità e la capacità per capire fenomeni che sono oggi estremamente attuali. E vado alla conclusione. Questo ci serve, vedete, ci deve servire da sprone, perché oggi chi è di destra è una sorta di apolide della politica, è un senza patria. Ci sono tanti frammenti, ognuno dei quali poi ci si può mettere, ci si può iscrivere, ci si può militare, però di fatto siamo privi di qualche cosa. Le nostre storie non sono più le une collegate alle altre, anche immagino qui in questa sala. Però io penso che questa comunità umana, proprio per quello che ho sommariamente descritto e che tutti voi lo ricordate e sapete molto meglio di me, se non fosse altro perché l'avete vissuta a Roma, una città che è stata epicentro di tante cose, dove si è sentito di più il peso della discriminazione, il peso della violenza, il peso di tante vite spezzate dall'odio politico e dal clima di guerra civile strisciante che ha insanguinato l'Italia negli anni 70. Bene, noi però io penso che noi abbiamo un dovere. Io appartengo alla generazione privilegiata, perché quelli prima di me, cioè tanti che vedo qui, che hanno seminato e non hanno raccolto il lavoro della loro sigla, io sono uno che ha raccolto molto di più di quello che ha seminato. Però adesso dobbiamo sentire, io almeno sento, ecco, di evitare una cosa. Noi siamo stati per 50 anni discriminati in virtù di un pregiudizio storico. Temo adesso che noi si sia fuori gioco in virtù di un giudizio politico. E c'è una grande differenza. Allora,
io spero, auspico, confido che iniziative come quella di questa sera, occasioni come queste, il libro di Bobigone, il libro di Adalberto Baldoni, tanti, l'archivio Rauti, che io spero possa trovare la, diciamo, la giusta considerazione, di un gigante che ci ha fatto vedere il mondo sulle sue spalle, che ci ha fatto capire la vita. Beh, io spero che tutto questo serva a restituire orgoglio a questa comunità, una missione, quindi a restituire voglia di fare, voglia di esserci, voglia di continuare a lottare. Noi siamo stati questo, voi più di me siete stati questo. Io spero che, ecco, da questo libro e da occasioni come queste si possa rinsaltare quel vincolo che ha fatto del Movimento Sociale Italiano, della sua comunità, delle sue componenti, tutte quelle che hanno conservato fino alla fine la forza delle origini, ecco, una comunità ancora salda, ancora forte e ancora in grado di poter dire la propria in un mondo che cambia forse troppo velocemente. Io vi ringrazio, passerei a questo punto la parola ad Alessandra Rauti. Buonasera a tutti, il mio è proprio un saluto brevissimo, un ringraziamento a tutti coloro che si trovano in questa sala, a chi ha consentito che venisse fatto questo incontro e un grazie soprattutto a Nazareno Mollicone che ci ha fatto ritrovare ancora una volta grazie a questo libro che non c'era. È veramente un tassello che si aggiunge alla storia di un partito, a una vicenda umana che riguarda tutti noi e anche alla storia politica di mio padre. Mario Landolfi ha fatto un'analisi bellissima che consiglio di leggere questo libro e lo stesso consiglio ve lo do anch'io, molto più modestamente, perché attraverso le pagine di Nazareno si ricostruisce un mondo che alcuni che sono giovani per questioni anagrafiche non hanno potuto conoscere appieno. Si ricostruisce la storia del nostro paese, si ricostruisce quello che era un patrimonio, diciamo, politico, era un partito che stava nascendo tra mille difficoltà, ed è un partito, come ha detto appunto Landolfi, che ne ha dovute passare molte. E per chi allora c'era è anche un modo di ritornare indietro nel tempo per una sorta, diciamo, di amarcord, di riscoperta personale senza nessuna malinconia. Trovo che Nazareno abbia poi utilizzato questa, diciamo, narrazione su più piani: la storia del partito, la storia della componente del partito, la storia anche di sviluppo umano. Molti dei presenti in sala si ritroveranno nelle pagine scritte da Nazareno Mollicone. Chi non c'era potrà apprezzarle. Con questo io vi saluto e lascio la parola a Isabella. Abbiamo una famiglia. Scusate, lascio anche il posto a Nazareno Mollicone, Bobby Maio. L'autore. L'obbligo di stare qui. Quindi non ci passi. Questo si sente? Sì, no, ecco, scusate, mi alzo in piedi così perché la sala è piena e da qui non si vede fino in fondo e c'è una sorta di distacco. Io ringrazio tutti coloro che hanno raggiunto questa sede di un pomeriggio lavorativo con tante difficoltà, significa essere qui, significa proprio voler esserci, e quindi vi ringrazio veramente tutti per questa dimostrazione di interesse e anche di partecipazione e di passione. E desidero ringraziare Paolo Capone che ci ospita e che quando io ho chiesto se era possibile organizzare qui in questi locali la prima presentazione romana del libro di Nazareno ne sta facendo molte di presentazioni in giro per l'Italia e ad alcune partecipo anche io e anche mia sorella e molte altre ne faremo. Il segretario è stato subito felice di concederci questa sala
e di partecipare ai nostri lavori e sentitamente lo ringrazio. Voglio anche ringraziare tutte le mie amiche che hanno aiutato per la riuscita di questa manifestazione, ognuno ha fatto la sua parte perché, come dire, da soli non sarebbe possibile. Vengo però all'incontro di oggi. Vedete, come ricordava Mario, che ringrazio, noi in realtà sono 5 anni dalla scomparsa di papà, ogni anno organizziamo un incontro, qualcosa che lo ricordi, ogni anno una cosa diversa, perché io penso che mio padre non avrebbe mai voluto qualcosa di passatista o di conservativo o di museale, e allora cerchiamo, seguendo un po' le sue indicazioni, anche di non guardare al passato, ma di raccogliere un'eredità intellettuale, morale, culturale e politica e il più possibile guardare al futuro. Allora, incontri come questi sono il ricordo di, ma non vogliono essere celebrazioni fine a se stesse. Infatti siamo qui per ragionare sul bel libro di Nazareno Mollicone, che ha tanti pregi. Intanto Nazareno, come voi tutti sapete, è stato testimone diretto, partecipe, protagonista dei 40 anni di storia politica che lui racconta. Altro merito di Nazareno è di ricordarsi tutto, attenzione mai averlo nemico perché Nazareno si ricorda tutto, e in più ha un archivio documentale che quasi raggiunge quello di mio padre, solo che il suo è ordinato, quello di mio padre no, e io lo posso ben dire visto che sto cercando di ordinarlo. E naturalmente conosce questa storia per averla vissuta. Allora, questo libro non è un libro, come dire, che si limita a ricostruire, e già sarebbe un pregio di per sé, 40 anni di storia, ma lo fa analizzandoli, e lo fa in talune parti con una passione che emerge non tra le righe ma proprio dalle righe, perché è organizzato in 4 parti, in numerosi capitoli, anche con un taglio di politica estera, ma vi accompagna, vi prende per mano, vi ricorda cose che sicuramente abbiamo dimenticato nel corso del tempo e le mette tutte di filo e tutte insieme, e sviluppa una sorta di filo rosso, una trama e un ordito. Qual è la trama e qual è l'ordito? Intanto una comunità di uomini e di donne, una comunità di persone, una comunità politica. Ognuno di noi si può ritrovare in quel libro, può ritrovare se stesso, può ritrovare le idee, può trovare una parte del suo percorso, può trovare il percorso di un amico che non c'è più. Ognuno di noi si ritrova in questo libro che io voglio definire corale, perché racconta una comunità di persone e una comunità politica. E poi ancora, non è semplicemente un raccontare, dicevo, ma un analizzare, lo sviluppo di un'idea, perché vedete, non voglio entrare in dettagli che poi potrebbero apparire noiosi, mentre il libro non lo è affatto, però Nazareno che cosa fa? Si accinta un'opera ardua, 40 anni sono tanti, e lui giustamente comincia dalla prima corrente giovanile, siamo quindi, diciamo, attorno ai primi anni della fondazione del partito, e poi racconta l'esperienza di Ordine Nuovo. Citerò molte cose lasciandone sottintese tante altre perché il libro è articolato e complesso. Le riviste, le famose riviste, e poi racconta questa componente che io voglio definire raudiana, ma che questo mi rendo conto può essere obiettabile, ma non è obiettabile definire quell'area che Nazareno racconta come un'area movimentista, innovatrice, nazional popolare. Che sia piaciuta o no, che sia stata compresa o no, che possa piacere o no ai giorni nostri, un dato oggettivo, quell'area si è imposta all'interno del partito, a un certo punto della storia che Nazareno racconta, con una sua identità forte. È stata considerata eretica, forse perché preveggente, è stata considerata scomoda perché sicuramente non aveva un atteggiamento né reazionario né conservatore, è stata considerata rivoluzionaria, forse lontana dalla politica correct, forse visionaria, accusata di essere visionaria forse perché profetica in termini di temi affrontati, in termini di questioni. E allora, se voi prendete quelle carte, le carte che in parte Nazareno ha
ha letto e ha riletto per noi per scrivere questo libro, o le carte che sono nell'archivio minorato che io insieme ad altre persone stiamo ordinando in questi giorni, allora vi rendete conto che c'è un pezzo di storia italiana che non è di Rauti, che è del movimento sociale, che è di tanti anche sconosciuti, di tanti senza nome, perché storia delle idee. Noi abbiamo avuto il privilegio di assistere a una parte non di storia della destra, ma di storia nazionale, e tutto questo non siamo riusciti a farlo radicare nella percezione comune. Cioè l'idea della storia di destra come storia di nicchia non solo è un complesso di inferiorità assurdo, ma è una comoda strumentalizzazione per chi vorrebbe che quelle idee nella nicchia rimanessero, perché quelle idee facevano paura, perché erano le idee che volevano sfidare la globalizzazione, erano le idee che avevano una ricerca e una risposta alla emergenza migratoria quando non era ancora un'emergenza, e c'erano parole per la demografia, per la necessità di fare figli in Italia senza avere il complesso di dirlo, perché questo ci poteva accomunare alla politica demografica del fascismo. Oggi parliamo i danni di una mancata politica demografica. Si parlava di dissesto idrogeologico, oggi l'Italia cade a pezzi, il terreno cede, erano preemergenze. Si parlava del superamento della destra e della sinistra, si parlava di terza via, si parlava di crisi del capitalismo quando questo ancora non aveva dato tutti i frutti malvagi ai quali noi abbiamo assistito. E allora io voglio dirvi che il libro di Nazareno mi ha insegnato che la ragione aveva torto. Noi avevamo ragione quando la ragione aveva torto, e questo dovremmo rivendicarlo di fronte a noi stessi, rivendicarlo nelle nostre azioni, rivendicarlo nella politica, che ognuno di noi oggi può fare la sua strada. Perché vedete, un'altra cosa dice in conclusione Nazareno. Nazareno racconta 40 anni, e davvero invito tutti a leggerli, c'è molto da imparare in questo libro. Io l'ho anche preparato avendo curato l'introduzione, e ti ringrazio Nazareno per questa opportunità insieme a mia sorella. Io ho preparato una cosa analitica, capitolo per capitolo, parte per parte, naturalmente vi sorrego da questo, perché voglio andare più al... Lo diamo per letto. No, lo dovete leggere, è diverso. Non lo diamo, no, lo diamo per letto, non lo compra nessuno. No, invece. Il documento. No, il documento è l'introduzione al libro. E quindi vi risparmierò questa parte perché dovete andare a leggere il libro. Però una cosa la voglio dire, perché alla fine di questa ricostruzione appassionata di Nazareno, ragionata, mai compilativa, alla fine lui dice: al di là di un'esperienza politica che si è esaurita e che non va banalizzata, va conosciuta e riscoperta, va rivissuta, rimane la permanenza di un'idea. E questo è il punto, è la permanenza di un'idea. Un'idea al di là dell'esperienza politica che si è consumata, un'idea al di là delle mille diaspore che purtroppo le generazioni della destra hanno conosciuto, un'idea che rimane, che permane, per tutti quelli che si sono riconosciuti in quell'idea, per tutti quelli che continuano a riconoscersi in quest'idea, per tutti coloro che vorranno continuare a riconoscersi in un'idea, forse in quelle idee che muovono il mondo, come recita un libro famoso di papà, le idee che mossero il mondo. Beh, dove mossero il mondo potranno muoverlo, perché le idee non muoiono come non muoiono i maestri. Essere qui oggi significa dimostrare la propria testimonianza, la propria convinzione che le idee maestre non muoiono mai. E questo penso che sia l'eredità più bella, perché vedete, il passatismo, la musealizzazione, certamente ha il suo perché, ha la sua ratio, ma è in politica. È in politica perché è capace di proiettarsi al futuro. Allora io penso che noi tutti, e questo noi lo dico in senso ampio, lo dico in senso comunitario, lo dico in senso morale, dovremmo ognuno riprendere da questo grande bagaglio del passato quello che più amiamo, quello che più ci assomiglia, rifarlo nostro e trovare il luogo e il come, il perché lo sappiamo, il luogo e il come ricostruirlo e liberarlo. Può essere l'impegno nel sociale,
in una parte ampia Nazareo racconta la famosa storia delle iniziative parallele, che è parte di questa componente, di questa corrente raudiana, di quella componente movimentista. Dico, allora può essere nel sociale, può essere nelle tante declinazioni della politica, può essere anche in una condotta personale e privata. Quello che non può essere assolutamente che non ci si ricordi più da dove si viene, perché chi non si ricorda da dove viene non può che così proseguire a caso o peggio a casaccio. Allora io penso, anche per chi è più giovane di noi, noi abbiamo dei doveri, non possiamo essere immemori. Il libro di Monicone fa anche, compie anche un altro sforzo, perché vedete, uno dei difetti della destra è quella di non aver conservato la sua storia. Al di là dei pregevoli volumi di Valdoni, c'è poco altro, diciamoci la verità. C'è poco altro in termini di archivio, c'è poco in termini di libri. Quanti sono i libri scritti da persone che hanno vissuto, perché poi scrivere di fuori è un'altra cosa, quanti sono i libri scritti sulla storia del movimento sociale da chi in un modo o per l'altro quella strada ha vissuta? Beh, non so voi, io arrivo al massimo a 5, posso sbagliare, non posso arrivare a 10? No, non ce l'abbiamo. E secondo voi quella storia lì può essere riassunta in pochi libri, in poche pagine? E allora c'è un vuoto da colmare. Chi sta seduto accanto a me ha provato a farlo, altri lo faranno. Io nel mio piccolo cerco di fare la mia parte, sto lavorando a questo archivio e anche alla biblioteca di papà, un lavoro seminato immenso, un privilegio. Quindi quando sono lì con Giovanna e Roberta, che sono sedute in fondo naturalmente, con le altre amiche che mi aiutano, noi viviamo una specie di esperienza parasensoriale, perché ci troviamo una mattina nel 1970, poi negli anni 80, è come rivivere una suggestione, naturalmente anche tra ricordi, come dire, molto forti, però vi assicuro che tutto questo va condiviso perché è bello, va condiviso perché insegna, va condiviso perché a distanza di anni, in mezzo a tanta polvere, a casa di mio padre se n'è accumulata tanta, trasmette una passione che raramente si riscontra, trasmette gioia, trasmette coraggio, scelte dolorose, e poi naturalmente io trovo anche le carte delle numerose indagini che hanno perseguitato mio padre per decenni, e non ne avevo contezza finché non le ho viste tutte insieme. Non avevo contezza. Mio padre è stato perseguitato per tutta la vita. Il suo caso è stato risolto pochi mesi prima di morire. Mia madre non ha avuto il piacere di vedere questa risoluzione. E poi ho trovato tante cose che riguardano il 1972, quel marzo in cui lui venne arrestato. Un giornalista, esponente di partito, prelevato a casa sua, davanti alle sue figlie e a sua moglie, accusato dalle più infamanti delle accuse, accusato di strage, mi riferisco alla strage di Milano, questo accadeva nel 1972, il resto è storia, lo sapete, la solidarietà, un'opinione pubblica spaccata in due, mio padre venne candidato in carcere e ci fu chi organizzò per lui la campagna elettorale, dei comitati spontanei per Rauti Libero, Rauti al Parlamento. Almirante aveva già intenzione di inserire Pino Rauti nelle liste. Pino Rauti era stato, Almirante poteva anche non candidarlo più. Almirante mandò due notai nel carcere a raggiungere mio padre affinché firmasse la sua candidatura. E ricordo con alcuni dei presenti qui che noi, a Viale degli Scipioni, che era la sede del centro studi, qualcuno portò una fotografia enorme delle allora 100.000 lire, ci mettemmo i nostri nomi sotto come auspicio: Rauti verrà eletto e prenderà, che sappiamo, 100.000 preferenze. Scommettiamo questo manifesto, naturalmente è incorniciato ed è nella casa del mare dei miei genitori, con le nostre firme sotto. Rauti prese oltre 100.000 preferenze, oltre 100.000 persone scrissero il suo nome perché lo volevano libero, perché lo ritenevano innocente, perché lo volevano ristabilire la giustizia e perché credevano in un movimento sociale
capace di dare a questo paese un'alternativa. Un'alternativa che non fosse quella di un governo che si limitava ma si agitava per creare opposti estremismi, perché aveva il suo vantaggio. Vedeva nel movimento sociale un'alternativa appunto al sistema, e la vedeva anche per le tante cose scritte e dette non solo da Pino Rauti, ma da tutta quella comunità di persone che insieme a lui ha creduto, ha voluto, ha provato, ha fatto di tutto per cambiare questo paese. E allora qui noi non siamo solo per ricordare, certamente ricordare è un dovere, per me è un dovere intimo e morale, per voi è un dovere scelto eventualmente, ma comunque non siamo qui solo per ricordare, siamo qui per raccontare a chi non c'era o chi si è scordato, e per guardarci intorno e per dire che tutto questo ha ancora molto da raccontare. Ed è per questo che ringrazio Nazareno, che si è fatto interprete di una storia che non muore e che non finisce. Grazie. Grazie Isabella. A questo punto io dovrei passare il microfono ad Alberto Bordoni. Ma dopo l'intervento, quasi glielo passerò subito, ma l'intervento di Isabella Rauti è particolarmente stimolante, se non altro perché suona come orgogliosa rivendicazione politica di un patrimonio ideale, progettuale, di tesi, che fanno capo a quell'anima nazionale popolare che è il soggetto del libro di Bordoni, ma che non era la componente in cui militava Alberto Bordoni, che in quegli anni aveva all'interno, quando dicevo che noi, che il movimento sociale viveva di democrazia, non è una prova questa, è una conferma diretta. Allora io chiedo ad Alberto, sperando di fargli da traccia, chi aveva ragione? Perché Isabella dice noi avevamo ragione. Chi aveva ragione? Per esempio sul patto atlantico. Nel libro Nazareno racconta che Rauti fu invitato da un giovane Berlinguer a parlare, visto che il movimento sociale italiano poteva avere una linea diversa rispetto al patto atlantico, ancora vivo il ricordo della sconfitta militare, si trattava di scegliere un'alleanza con coloro i quali avevano sconfitto l'Italia, gli americani, con i francesi, con gli alleati. Poi abbiamo visto come è andata, ma Rauti era uno di quelli che diceva dobbiamo restare terza forzisti, cioè dobbiamo avere la nostra indipendenza e non dobbiamo schierarci. Chi ha avuto ragione sul progetto poi fallito, quello della grande destra, l'alleanza perseguita soprattutto da Michelini, negli anni 50 e tutti gli anni 60, cioè questo rassemblamento con monarchici e con liberali, che poi non si fece mai, anche per la indisponibilità soprattutto dei liberali, mai hanno voluto aderire a questa idea. Chi ebbe ragione nel 68? Rispetto al 68, che il 68 rappresenta poi uno spartiacque che ha prodotto effetti anche negli anni successivi. Io ricordo le infuocate polemiche congressuali tra noi rautiani e gli almirandiani a proposito dell'assenza o della rinuncia della destra a stare nel mondo giovanile in un certo modo, e si faceva risalire al 68, cioè quando ci furono gli episodi di Valle Giulia, l'occupazione della facoltà di giurisprudenza, l'irruzione, cioè c'era una intesa tra gli studenti sia di destra sia di sinistra nel voler cambiare, c'era uno spirito forse unitario fino a Valle Giulia, perché dopo Valle Giulia cambia, dopo, c'è questo spartiacque, per cui dice che noi sbagliamo
io stavo più rispondendo. Ad andare a fare incursione nella facoltà di giurisprudenza, Glettere, e chi dice che invece quella era la strada da seguire. Allora, visto che noi su questo libro, Ragione Isabella, non ne dobbiamo fare una riflessione museale, ma dobbiamo ragionarci e dobbiamo trarne insegnamenti per l'oggi e per il domani, ad Alberto Baldoni è uno che sulla destra, l'abbiamo detto, scritto tanto, è stato soprattutto testimone di quel tempo, su una posizione interna diversa da quella che il libro racconta. Allora, ad Alberto, abbiamo fatto bene ad aderire al Patto Atlantico, abbiamo fatto bene a vincere la Catedesta, abbiamo fatto bene a fare istruzione. Fatto Atlantico, che però non potevo pure che assaltare la missione. Facciamo a Diego. Ma no, innanzitutto, prima di rispondere a lui, mi ha dato lo spunto su due grossissime messaggi. Allora, voglio ringraziare il editore Lucarini, che è l'editore che ha stampato il libro di Zanetto, libro Pagine Spezzate. Il 6 dicembre, sarà alla Fiera del Libro, dove ci sono 50 espositori, quindi dobbiamo dare atto a un editore coraggioso, perché oggigiorno è faticoso fare l'editore. Va bene, Lucarini? Bene. Ringrazio Paolo Capone, che ha avuto la sensibilità poi di fare, come già l'altra volta è stato fatto, di fare, di organizzare, sì, perché organizzare anche tu, di accogliere tanta bella gente in questa sala. Bisognerebbe farne di più, però, di riunione. Monicone, un giorno Nazareno viene da me e mi dice: Alberto, io avrei scritto questo, mi dà un manoscritto. Manoscritto che io ho letto attentamente per credo un paio di mesi, facendo delle osservazioni, dei consigli che ho dato, delle cose che io non sono d'accordo con quello, alcuni punti, quello che ha scritto Nazareno Monicone, tant'è vero che io, come Isabella, spunti che va, ecco qua, guardate gli appunti, guardate, non vi leggo tutto quello che ho scritto. Allora, sono stato il primo a incoraggiare, non voleva, ma no, ma qui, ma guarda che c'è bisogno, manca un libro come il tuo, come mancava un libro sul sindacalismo nazionale, perché lui ha scritto anche un bellissimo libro sul sindacalismo nazionale. L'unico libro che esisteva sul sindacalismo era quello qua presente, fatto nel 1990 da Giovanni Magliaro e Arturo Cavallini. Quindi sono dei buchi che vengono tappati proprio per assenza di una certa mentalità che noi abbiamo. Manca l'archivio per esempio del partito, della destra, non esiste, è stato distrutto. E fa opera meritoria adesso Isabella Raudi a ricostituire questo archivio, perché spesso i ragazzi che affrontano l'esame universitario hanno la tesi di laurea, vogliono accedere, poi vanno a cercare e non riescono. L'unica è la Fondazione Ugo Spirito che ha dei faldoni e ha un archivio di un certo riguardo. Quindi io do atto a Nazareno di avermi ascoltato, perché io ti ho incoraggiato ogni volta, con lui io mi tipo un po' restio. Sapete che Nazareno Monicone, mi dispiace di andare via, Isabella, è stato uno degli estensori sempre delle mozioni presentate dalla corrente di Ordine Nuovo ai congressi del partito, era uno dei principali estensori, però è un tipo schifo, va bene, è un tipo un po' schifo, c'era scritto sempre da parte, altrimenti saresti stato già ultra parlamentare. Perché c'è un modo, come ha detto Isabella, di rimorgere. Io
e spesso vado in giro anche per l'Italia a presentare il mio ultimo libro eccetera, e poi mi accorgo, c'è stata ultimamente una presentazione all'Aquila, io mi guardavo, la presentatrice, una bravissima persona, tutto quanto, che non conosceva proprio la nascita dell'MSI nel 1946, post-fascisti, Rao, Almirante, Michelini, non conoscono nulla, i ragazzi non conoscono nulla, non conoscono la storia del nostro partito, e senza storia noi non possiamo avere una memoria. Se non abbiamo una memoria non possiamo avere nemmeno un avvenire, io spesso lo dico a questi ragazzi. Allora, le provocazioni che ha fatto Landolf, allora, ti sei chiesto, dato che tu hai parlato del Patto Atlantico, dell'UEO, una certa posizione che allora prese ordine nuovo in quelle circostanze, siamo nel 1955 e dal 1900 il congresso di Milano, ci sarà nel 1956, poi ordine nuovo esce dal partito insieme Massi, con la sua corrente adesso Massi, con la sua corrente della sinistra, e poi ordine nuovo uscirà dal partito. A chi sei chiesto dove stai parlando? Di che strada? Ecco, il Tetto Scuro, marzo 1955, la corrente giovanile di Giulio Caradonna, che era segretario nazionale del gruppamento giovanile, dà l'assalto alla direzione nazionale del PC, 1955, e la corrente di Ordine Uomo era nettamente contraria per i motivi che ha già illustrato Landolf. La contestazione giovanile, altro provocazione. Beh, la contestazione giovanile dobbiamo metterci un po' d'accordo, perché a me mi fanno sorridere tutti quelli che a un certo punto danno la colpa. Io ho letto un libro, anzi un articolo, un'intervista di Paolo Crepetto, sapete chi è, un giornalista, bravissimo, tutto quanto, che ha dato la colpa al caso del Virgilio, che conoscete tutti quanti, quello che sta succedendo in questa cavolo di scuola dei figli di papà, sono figli di papà, figli borghesi. A un certo punto ha dato la colpa al 68, andando indietro, è come la colpa che spesso danno qualsiasi evidenza negativa, la violenza, spada, ostia, eccetera, trasmissione, ho sentito il fascismo, e questo è il fascismo, non bisogna a Casa Pound, eccetera, i demoni, Casa Pound, i fascisti, hanno paura dei fascisti, Viola, colpa del fascismo, Centuomo, colpa del fascismo, una disgrazia, è colpa del fascismo. È una cosa incredibile che nel 2018 c'è sia ancora la caccia alle streghe. Allora, 68, io Nazareno già ti avevo detto, perché nel libro te lo volevo dire, perché qui è segnato, a Valle Giulia, coloro che erano presenti a Valle Giulia, mi dispiace che manchi Roberto Rossetti, c'era Italo Rocchi, Roberto Rossetti, Mario Fini, c'erano ragazzi del Movimento Sociale Italiano, ragazzi della Giovane Italia, ragazzi del FUON, ragazzi di Avanguardia Nazionale Giovanile, che attaccando la polizia, perché Valle Giulia non ci sarebbe stata senza l'assalto che fece il giovane, era una provocazione, senza l'assalto dei ragazzi nei confronti della polizia, non ci sarebbe stato. E spesso questi di sinistra, anche oggi, uscito poco tempo fa, perché ricordatevi che il prossimo anno è il cinquantenario del 68, sono passati 50 anni, credetemi, deve dire come colpa a un certo punto ai genitori sessantotini, quando ormai i genitori sessantotini, questa è la colpa, la responsabilità di una generazione del digitale, questa è l'era del digitale. Io sono venuto qua sui mezzi pubblici e c'erano tutti i ragazzi con lo smartphone, il cellulare, parlavano di destra, mancanza di comunicazione, è l'era del digitale, è un'altra era questa qua, mancanza di comunicazione tra ragazzi e la ragazza, si mandano gli SMS,
inessagibile, eccetera, non c'è più rapporto tra un ragazzo e una ragazza. E l'era purtroppo del consumismo, dell'egoismo, della mancanza di solidarietà, della mancanza della comunità di cui ha parlato Isabella. Comunità, la comunità che tu evochi con una certa dose di nostalgia, no? La comunità questa, Isabella, non c'è più. Ragazzi involontari che c'erano una volta, volontariato che c'erano ragazzi, a un certo punto diventavano attaccati ai manifesti, non volevano denaro, non volevano soldi, non volevano niente, non esiste più questa comunità. I punti di riferimento. Come l'anniversario di mio padre riusciamo ogni anno a attaccare, un gruppo di sì, manifesti. Però non durante no, campagna di coraggio di Sosia non c'erano. No, lo so, ragazzi lo so. Nostri che attaccavano i manifesti, ma non esiste più, non c'è più questa mancanza. Punti di riferimento non ci sono più, Isabella. Quando tu evochi tuo padre, no? Era un punto di riferimento, era una minoranza, certo, del partito, qua, era una minoranza del partito, ma era un punto di riferimento. Raggi è diventato segretario del partito nel 1990, quindi era riuscito a trascinare gran parte del partito secondo me per segretario. E mi allaccio a una considerazione che fa Morricone, allora, verso la conclusione di Morricone, alla fine proprio del suo libro, volevo dirvi una cosa poi. Il 1950 è una data fatidica della destra, viene fondata, costituita la CISL, il FUAM, il raggruppamento giovanile studenti della Puglia e la Giovane Italia, non è quello, è un'altra, la formazione, poi la Costituzione ufficiale è tutta un'altra cosa. La Giovane Italia nasce da un'idea che è Giorgio Pisano, che era allora il coordinatore del raggruppamento giovanile nel nord, Bachino invia una circolare ai nuclei studenteschi e dice il nome Giovane Italia va bene, tanti nuclei della Giovane Italia e tanti nuclei studenteschi assumono il nome della Giovane Italia. Allora la considerazione finale che fa Nazareno Morricone dice: Raudi diventa segretario del partito congresso di Rimini del 1990. Gennaio 90. Poi, per dei rovesci elettorali alle regionali, sia a giugno del 1990, sia alle elezioni regionali siciliane, il partito perde tantissimi voti perché scende addirittura a livelli storici minimi, 3% sulle regionali, 4% Sicilia, e Raudi, non credo che nessun altro l'avrebbe fatto, prende, va in direzione, prende, si dimette da segretario del partito. Qual è la considerazione che fa Morricone? Nazareno Morricone dice: è un peccato che Raudi non abbia vinto il congresso di Sorrento nel 1987, perché avrebbe avuto tutto il tempo possibile, invece lì non ha avuto tempo, era un'altra.